Nella mini partita contro il Torino, che ha annunciato un nuovo ricorso, il Padova resiste perfezionando così l'operazione sorpasso a scapito proprio del Pescara, scivolato dal quarto al quinto posto, ma pur sempre in piena zona playoff con 6 punti di vantaggio su Varese e Grosseto, che occupano la settima posizione. Intanto, dopo le legittime e motivate obiezioni sollevate da Zeman, non si è fatta attendere la replica del Torino. Così Gianluca Petrachi di S Granata: stimo molto Zeman, ma sullo 0-0 c'era un rigore netto su Vives con tanto di espulsione del difensore per fallo da ultimo uomo. Non voglio entrare in polemica, ma se qualcuno guardasse con attenzione quella partita capirebbe che il nostro risultato è meritato. E allora riguardiamo con attenzione. La posizione di Vives è assai dubbia, la sua gamba destra sembra al di là, parliamo naturalmente di millimetri. Tutt'altro che certo invece il fallo in area di Zanon sullo stesso calciatore granata. Il difensore biancazzurro tocca sicuramente il pallone, che cambia direzione. Altro particolare, l'intervento rimasto impunito nel corso del primo tempo di Glick su Insigne, con il pallone già ampiamente in fallo laterale. Ebbene, il cartellino giallo è rimasto nel taschino del disastroso Tommasi di Bassano del Grappa. E poi 3 gol messi a segno dal Torino, il primo, il terzo e il quarto, tutti in fuorigioco e dunque da annullare, pur riconoscendo, come ha fatto lo stesso Zeman, che il Pescara non è stato all'altezza. Sansovini, vuoi aggiungere qualcos'altro? Aggiungo che comunque non è stato un Pescara eccezionale, un Pescara come siamo abituati, come siete abituati a vederlo. Sicuramente dobbiamo dare qualcosina in più, secondo me, sotto un po' tutti i punti di vista. Non credo nel calo fisico, perché mi sembra che corriamo comunque sempre alla stessa maniera, e dobbiamo forse solo ritrovare quella voglia di vincere a tutti i costi, di far gol ad ogni azione che ci capita. Senti, sulla sostituzione è una domanda che ti dobbiamo rivolgere per forza di cose. Insomma, ieri Zeman ha detto: ho sostituito Sansovini perché non è riuscito a fare quello che gli ho chiesto. Il mister ha visto così, è lui che fa le decisioni. Questa è una costante, no? Soprattutto in trasferta, ma anche in casa, devo dire. Sì. Ergo? No, dico, come te la spieghi questa situazione? Evidentemente non si so, è arrabbiato, no? Non lo so, mi vedrà stanco, vedrà che, come ha detto, che non riuscivo a fare quello che mi aveva chiesto. Tu le hai lette le dichiarazioni? No, sì, non l'ho letto. No, non ti fidi di quello che ti diciamo noi? Sì, no. Di te soprattutto. Non credo, allora. Senti, però, a parte gli scherzi, insomma, è una cosa che ti pesa, immaginiamo, no? Al di là del fatto che hai fatto 10 gol e stai disputando una stagione straordinaria, però, insomma, i dati dicono anche che riesci a segnare soltanto in casa. Sì, quello è un dato... effettivamente è un dato reale, un dato che devo migliorare. Però è anche vero che la squadra forse si sta esprimendo meglio in casa che non in trasferta. Anche questo è un dato che viene fuori dalle ultime partite, almeno, no? Pure questo è un dato che la squadra deve migliorare, perché noi dobbiamo essere sempre noi, sia in casa che fuori. Quel gesto di stizza, io l'ho visto più che altro un po' di tensione scaricata, non era un gesto magari rivolto indirettamente all'allenatore. Sono uscito anche che stavamo perdendo, e diciamo che da capitano in campo sono andato a parlare parecchie volte con l'arbitro. Ci abbiamo visto. E quindi un po' di tensione mi è venuta pure per quello. Pure al primo gol del Torino. Continuavo a dire che non era venuto da dietro, io continuavo a dire, non chi ha fatto gol, quell'altro faceva finta di niente. D'Ambrosio. Quell'altro, però faceva finta di niente, comunque va bene.